dopo le sentenze della Corte di Cassazione, il processo Open si mostra per quello che è, uno scandalo assoluto. L'udienza preliminare per il processo sulla fondazione Open è iniziata alla presenza tra gli imputati del solo senatore Matteo Renzi. Un'udienza interlocutoria, la prossima sarà il 10 di giugno, che è stata però un'occasione per il senatore per ribadire alcuni concetti. La Cassazione, non le difese, la Corte di Cassazione ha spiegato con chiarezza per 5 volte che l'operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole. Questo processo è uno scandalo. Noi abbiamo rispettato la legge, i magistrati della Procura fiorentina no, ha detto Matteo Renzi, unico imputato presente davanti al giudice per le udienze preliminari, Sara Farini. Nell'inchiesta sulla Fondazione Open, nata con lo scopo di supportare le attività di Renzi fornendo finanziamenti, organizzazione e idee, la Procura ha rinviato a giudizio altre 10 persone, tra cui i deputati Maria Elena Boschi e Luca Lotti, l'imprenditore Marco Carrai, l'avvocato Alberto Bianchi, accusati a vario titolo di finanziamento illecito ai partiti e corruzione. Un'udienza che ha solo fissato le prossime date, il 10 giugno, il 15 luglio e il 19 settembre. Ci sarò sempre, ha detto il leader di Italia Viva. Per anni saremo qua in questo processo su cui già la Corte di Cassazione ha detto tutto quello che andava detto. Io ho visto i PM di Firenze violare la Costituzione, li ho visti violare la legge, mi auguro che non abbiano violato anche la Corte di Cassazione inviando il materiale Carrai al Copasir. Quello sarebbe l'ennesimo sfregio alle istituzioni e al diritto. Detto questo, con molta tranquillità andiamo avanti con il sorriso, vogliamo giustizia e la otterremo come abbiamo fatto chiedendo di aprire un procedimento nei confronti dei PM a Genova. Alla domanda sul perché questo accanimento contro di lui, Renzi ha detto che spiegherà il suo punto di vista nel suo prossimo libro, dal titolo Il mostro, che uscirà a maggio.